delle famiglie affidatarie, che lo ritengono un primo importante passo avanti a tutela esclusiva del minore. Il principio base che le Camere hanno seguito nella stesura di questo testo è la tutela del minore, la cui stabilità affettiva non può essere minata da continui scambi di figure di riferimento ed abitudini nella fase di crescita della maturazione. In conclusione, auspicando anche altri interventi in materia, come per esempio regole più umane e rispettose dei minori per combattere lo scriteriato allontanamento dal nucleo familiare e conseguente affidamento alle case famiglia, pratica diventata ormai troppo diffusa anche solo in presenza di semplici conflitti fra coniugi, noi condividiamo il complesso di questo provvedimento in discussione e daremo il nostro voto favorevole. Grazie. La ringrazio. Adesso recuperiamo la collega Locatelli. Prego, l'intervento della collega Locatelli. Prego. Grazie, grazie per la pazienza, signor Presidente. Il Gruppo Socialista voterà a favore di questa legge, che è frutto di un lavoro che si è avvalso della consulenza e competenza di associazioni che operano nel settore e che intende tutelare, quale soggetto primario, i e le minori coinvolti in una situazione di abbandono di difficoltà. Non si tratta, come qualcuno ha sostenuto, di un provvedimento che mira a trasformare l'affido in adozione, ma di garantire il diritto di bambine e bambini alla continuità degli affetti, tutelando le relazioni significative maturate da un minore con le persone a cui è stato affidato, anche per un periodo prolungato. Infatti sono quasi 30.000 i minori da tra 0 e 17 anni fuori dalla famiglia di origine e sono circa la metà quelli che sono affidati e un terzo di questi anche per un periodo che va attorno ai 4 anni, quindi relazioni lunghe. Lo strumento dell'affido, a differenza dell'adozione che è dettata da un legittimo desiderio di avere un figlio o una figlia, è un atto di puro altruismo che nasce dalla volontà di aiutare un bambino o una bambina in un momento di grande difficoltà. Spesso si tratta di bambini, bambini adolescenti, non più piccolissimi, adolescenti appunto. Ma sono minori che hanno vissuto situazioni problematiche, che hanno assistito a violenze o ne hanno subite. Bambini e bambine a volte difficili che spesso vivono con il trauma della separazione dalla famiglia di origine. Ecco, questa legge, riconoscendo alle famiglie affidatarie, sottolineo, famiglie affidatarie una corsia preferenziale all'adozione, questa legge vuole soprattutto impedire che ad un primo trauma se ne aggiunga un secondo. Ma parliamo solo di famiglie affidatarie, escludiamo le coppie e le famiglie di fatto, escludiamo i e le singole affidatarie. E cioè esercitiamo una differenza per quanto riguarda una discriminazione, il diritto alla continuità affettiva. Si escludono le famiglie, ma di fatto escludiamo da questo diritto alla continuità affettiva alcuni minori. E questo davvero non ci sembra giusto, ci sembra una discriminazione. A noi sarebbe parso una cosa migliore apportare qui questi cambiamenti e prevedere un rapido passaggio al Senato. Dopotutto, tutti, ma proprio tutti, siamo d'accordo sul principio della continuità affettiva. Avremmo davvero fatto un'ottima legge. Ci accontentiamo, ahimè, di una legge che migliora la condizione di una parte di questi bambini, soltanto una parte, e per questo approviamo sì questa legge, ma lo facciamo a malincuore. Grazie. Grazie collega Locatelli. Adesso la collega Bechis. Grazie Presidente. L'atto in esame interviene sulla disciplina dell'affitto contenuta nella legge 184 del 1983, allo scopo di garantire la continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adottabilità. L'istituto dell'affidamento del minore all'esterno del suo nucleo familiare naturale trova il suo presupposto nella temporanea situazione di idoneità del nucleo familiare d'origine ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le necessarie relazioni affettive. Tale istituto si attua con l'affidamento del minore ad un'altra famiglia, possibilmente con i figli minori, o a una persona singola in grado di assistere il minore materialmente ed affettivamente, oppure il minore può venire affidato a una comunità residenziale. L'affidamento è disposto dal servizio sociale locale o previo assenso dei genitori esercenti la potestà con provvedimento del giudice tutelare, ovvero senza l'assenso dei genitori con provvedimento del Tribunale per i minorenni, per
per effetto del quale il giudice può pronunciare la decadenza della potestà